pomeriggio dallo Stadio Olimpico di Roma. Un solo becco celeste da parte di Luigi Sinibaldi. In campo Lazio e Torino per la 31esima giornata della Serie A versione 2022-2023. Uno sguardo alla situazione, arriva anche l'ok da parte del delegato di Lega Serie A Paolo Zanobi. Via, partiti per questo match. Subito lancio di Alessio Romagnoli, colpito da Pedro, si porta il pallone in aria, pallone sul secondo palo, attenzione, la palla forse è entrata, forse no, dice di no, sul colpo di testa di Zaccagni, con la goal line technology, Gersini dice di no. Tocca ancora a Sanabria, Patrick in qualche modo, attenzione, palla in aria, ancora lui, Provedel, sul tiro di Radonic. Va Sergei, e Vania gli dice di no. Pallone per Ilic, cerca il tiro in porta, il gol del Torino con Provedel che si lascia sfuggire il pallone al 43esimo. Il Toro è avanti con Ilic. E finisce il primo tempo con Lazio che stava per mettere il pallone in gioco. Quindi Vlasic va fino in fondo, ancora Vlasic. Pallone con Provedel che si oppone al tiro in porta di Radonic. Marco Santonio che va avanti, ancora Marco Santonio, sempre lui, sempre Marco Santonio, di tacco per Usai, poi Luis Alberto, fa circolare il pallone, poi cerca il tiro in porta, Luis Alberto, Vania Milinkovic-Savic, para il pallone a terra, al 19esimo della ripresa. Poi Marco Santonio bloccato, c'è poi pure Luis Alberto, si arriva pure Pellegrini, ma c'è ancora Vlasic che penetra in aria, pallone in aria, sempre Sanabria, Sanabria, Sanabria sul fondo, deviazione e calcio d'angolo. Deviazione sul tiro di Sanabria. In aria c'è anche Vlasic, pallone in aria di testa, colpito Buongiorno e palla sopra la trasversale di Provedel. Un brivido per la Lazio. Ancora Luis Alberto a provare il destro, Luis Alberto, Vania Milinkovic-Savic lascia lì il pallone e poi Scurse lo salva perché stava per arrivare Immobile. Luis Alberto era pronto a calciare da qualche secondo, l'ha fatto solo nel finale, poi ancora Pellegrini per Zaccagni, area di rigore, Zaccagni, palla sul fondo, peccato. Pellegrini messo a terra e c'è il fischio finale con il Torino che vince quello olimpico, il gol di Ilic al 43esimo, la Lazio che ci ha provato.